Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata. Apriamo con Cornedo Vicentino, operaio siciliano ingaggiato per i lavori dell'SPV, vittima di un malore. Aveva 47 anni, ancora un lutto tra i cantieri della Pedemontana Veneta. Nel weekend Salvatore Giovanni Spera è stato sorpreso da un infarto mentre riposava in uno degli alloggi riservati ai dipendenti. I colleghi lo hanno trovato morto il mattino seguente, lascia moglie e 3 figli. Starego Auto perde il controllo, sbatte sul distributore, rottami di auto sull'asfalto stamattina poco dopo le 7 sulla provinciale 500 a Meledo di Starego. Nonostante il pauroso frontale per il conducente, solo qualche graffio. Vicenza, fumo nero dal parcheggio di Vicenza Est, 2 i mezzi coinvolti nell'incendio che ieri alle 13.30 ha impegnato i pompieri di Vicenza. Devastato il vecchio Daily adibito a camioncino, congelatore parzialmente danneggiato, un Fiat Doblò di una compagnia telefonica, ignote le cause dell'incendio. Villa Verba esplode bombola di gas, paura e danni, grande spavento lunedì sera per una famiglia di Villa Verla quando la casa è stata scossa da un boato ad esplodere una bombola di gas di piccole dimensioni che era depositata in garage. Divelto il portone, in corso un accertamento. Tiene schianto in bici contro un bus durante la vacanza sul Conero, gravissima una 31enne tienese. La giovane stava scendendo in bicicletta verso la baia di Portonovo quando si è scontrata con il bus navetta che stava salendo dopo aver lasciato i turisti sulla spiaggia. È stata intubata sul posto e portata in elicottero all'ospedale di Ancona. Villa Verla, garage distrutto dal fuoco, è accaduto lunedì pomeriggio in via Bosco, frazione di Novoledo, ad andare a fuoco forse per un cortocircuito il garage di una casa in disuso. Vicenza, regionali, lista chiusa per PD Vicentino, in corsa fra gli altri Possamai, Guisetto, Andrian e Cortese. Fra i nomi attesi, come quello del segretario provinciale ed ex sindaco di Nove, Chiara Luisetto, e dell'ex capogruppo PD in consiglio comunale a Vicenza, Giacomo Possamai. Fra i nomi nuovi, il sindaco di Sarcedo, Luca Cortese, e la consigliera comunale di Schio, Giulia Andrian. È il primo partito in provincia a ufficializzare la lista. Lonigo, mercato, una decina di ambulanti ricorre al TAR, il nodo e il trasloco dei banchi, la ridistribuzione degli stalli da assegnare agli ambulanti attivi ogni lunedì mattina in centro storico non sarebbe andata giù a una decina di ambulanti a loro dire penalizzati, l'ordinanza è stata temporaneamente sospesa. Vicenza, posate al Teatro Olimpico e a San Michele le lapidi in memoria dei deportati dal nazifascismo. Dopo l'abolizione in consiglio comunale della clausola antifascista, questa mattina il sindaco Ruppo ha scoperto 2 delle 3 nuove lapidi in memoria dei perseguitati dal nazifascismo. La terza troverà posto nell'ex carcere di San Biagio. Montecchio Maggiore, piscina comunale, chiuso il braccio di ferro tra comune e gestore, riapertura a luglio. Dopo un botta e risposta piuttosto acceso, comune e gestore smuovono le acque sul tema caldo della piscina. Un contributo di 35.000 euro e uno sconto sul canone di gestione sbloccano lo stallo. Dai primi di luglio apre la vasca olimpionica all'aperto. Veneto, nuova ordinanza di Zaia per l'RSA. La nuova ordinanza, pubblicata ieri, contiene le linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali. Dobbiamo riaprire le strutture, ha detto Zaia nella consueta conferenza stampa della sede della Protezione Civile a Marghera, perché altrimenti abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Siamo alle previsioni meteo, 23-25 giugno, prossimi giorni all'insegna del sereno, sensazione di afa in aumento, dopo mercoledì qualche temporale in arrivo su montagne e alte pianure del Vicentino. Tiene progetto Biblio Passioni al via, si replica e si rinnova con la novità Book Box.
Biblioteca civica in rampa di rilancio dopo la riapertura di un mese e mezzo fa. Torna il super topo lettore dedicato alla letteratura per i ragazzi via libera al Book Box. Un progetto finanziato con 30.000 euro ottenuti grazie al concorso nazionale Città che legge. Ecco, nazionale coronavirus, riesumate le salme di 18 anziani, 5 indagati a Reggio Emilia, lo ha disposto la procura di Reggio Emilia, sono anziani morti di coronavirus nella casa di carità San Giuseppe di Montecchio Emilia, uno dei focolai della provincia reggiana che ha provocato il decesso di 23 ospiti. Disposte le autopsie. È morto il regista di Batman Forever e Batman e Robin. Si è spento infatti a New York dopo una brutta malattia. Joel Schumacher, dopo una lunga battaglia contro il cancro, aveva 80 anni. ENAC, sanzioni per le compagnie che cancellano voli per Covid e offrono voucher a rimborso. In una nota dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si legge che si stanno avviando istruttorie per sanzioni a compagnie aeree per mancato rispetto del regolamento comunitario di tutela dei passeggeri. Ed infine lo sport, campionato, la Juventus si ritrova, passa a Bologna, Milan scatenato, Fiorentina viola di rabbia. Archiviati i recuperi della 25esima giornata, la Serie A riparte con le prime tre gare del 27esimo turno, spalmato in settimana, per recuperare il terreno perduto causa emergenza coronavirus. Il campionato è infatti costretto a un autentico tour de force estivo fino ai primi di agosto. Per il momento è veramente tutto. Grazie dell'attenzione e a risentirci.